Si è conclusa poco fa la plenaria conclusiva della Durban Platform, che ha visto il raggiungimento di un accordo non particolarmente ambizioso, ma che comunque rappresenta un passo avanti verso il raggiungimento del nuovo accordo globale che deve essere concordato nella conferenza di Parigi, si terrà nel 2015. E, dal punto di vista delle altre decisioni, su loss and damage siamo ancora un po' indietro, mentre per quanto riguarda i meccanismi RED, ovvero di mitigazione delle emissioni per quello riguarda le foreste, è stato raggiunto un buon accordo. E un'altra cosa positiva di questa conferenza può essere rappresentata dall'obiettivo che abbiamo raggiunto noi come giovani qui alla conferenza. Da mesi, ormai da febbraio, avevamo cominciato all'interno di Yango, che è la constituency che racchiude tutti i movimenti giovanili per il clima del mondo, a lavorare su una proposta di un principio che si chiama equità intergenerazionale, che volevamo inserire all'interno del preambolo del testo conclusivo della Durban Platform. Questo principio sostanzialmente indica che dobbiamo lasciare il pianeta in condizioni non peggiori rispetto a quelle nelle quali lo abbiamo ereditato. Può sembrare un concetto banale e in parte è già esistente, è già menzionato come articoli della Convention, però noi vogliamo che questo principio diventi proprio centrale all'interno del nuovo accordo. Le generazioni future devono essere messe prima di tutto. Abbiamo cercato nel corso di queste settimane, dando seguito a quanto fatto nel corso dell'anno con delle submission ufficiali e delle lettere inviate ai policy maker, di approcciare le varie parti, quindi i vari paesi, durante le negoziazioni, e abbiamo avuto anche dei meeting ristretti, privati, con Tony Edegaard e con Ahmed Al-Endawi, che è l'inviato di Ban Ki-moon per i giovani. E quello che siamo riusciti ad ottenere alla fine è l'acknowledgement, ovvero l'inserimento di questo principio sotto forma del termine generazioni future all'interno del documento conclusivo. Per cui sostanzialmente abbiamo fatto in modo di avere questa citazione delle generazioni future in un documento ufficiale, una cosa molto importante soprattutto perché nel preambolo dei documenti ufficiali come questo vengono copiati e incollati in testi successivi e inoltre sono legalmente applicabili all'intero testo, per cui è sicuramente un fatto molto importante e un primo passo verso qualcosa di ancora più ambizioso.